l'estate in città prosegue la collaborazione con il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, attraversando diversi generi musicali. La musica classica è stata grande protagonista del concerto inaugurale con i solisti veneti e Uto Ughi. La musica jazz ha brillato con Rhapsody in Blue, grazie alla presenza di un solista d'eccezione come Enrico Pierannunzi, come ci ricorda il maestro Eddie De Nadai. Il successo credo che sia fuori discussione, è stato evidente nella risposta del pubblico e credo che abbia premiato lo sforzo dell'amministrazione comunale per realizzare questa iniziativa. L'incontro con Enrico Pierannunzi è stato magnifico sia dal punto di vista artistico che umano, come lo è stato quello con l'orchestra della radiotelevisione slovena, che si è rivelata ancora una volta un'orchestra di altissimo livello, tra le maggiori almeno a livello europeo. Il 31 luglio sarà infine la volta del pop, con due artisti giovani e creativi, con tanta voglia di divertirsi e divertire. Petra Magoni ed Andy Fumagalli. Abbiamo Petra Magoni, che è una delle cantanti più eclettiche in Italia, Andy Fumagalli, il leader del Blu Vertigo. Assieme a loro ci saranno Andrea Fontana alla batteria, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, mentre al pianoforte Giorgio Pacolic e infine io al basso Massimo Pasut. Sarà un repertorio particolare dedicato alla musica degli anni Ottanta, per finire con un pezzo classico dei Pink Floyd dove Petra darà il massimo. Il concerto Duo Bizzarro è un progetto originale creato per l'estate in città, che lo propone in anteprima nazionale l'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. Giovedì 31 alle ore 21 al Teatro Verdi di Pordenone ci sarà questo magnifico concerto di Petra Magoni con Andy Fumagalli, di un duo del tutto anomalo e atipico che ci farà scoprire un riarrangiamento di canzoni che hanno caratterizzato tutto questo arco di tempo della musica beat e rock, e quindi un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.